ma guarda che bravo sto ragazzo che tutto, mi sta portando a Urbino. Tutto sta che stasera sono andato a dormire a casa mia, se no. È come se me l'avessi ospitato. Ti avrei guarda. Ospitato, guarda. Perché ce l'ha il cuore e tutto, ragazzi. Ah, perfetto, quindi piano piano si arriva. Questo di qua è un po'... Le vedi? Gira attorno così a spirale, hai capito? Ma hai capito, sì. Dio invece, tu mannaggia. Guarda, senti che profumo. Ah, un profumo. Questo non lo posso far sentire, però. Tu c'hai un libro? Ammazza che canna questa. Questa è bella. Questa è tipo bambù, no? Sì. Quella è più gustoso e più in piano, hai capito? Non vuole affaticarsi. Non credo io, sono ateo. Lei non crede che tutta questa complessità, per esempio la cellula umana che è talmente complessa... Ma la cellula, c'è anche quell'animale, e quindi, è uguale. Ma tutta questa complessità secondo lei è venuta così per caso? Noi non abbiamo titolo di pensare certe cose. Cioè? Cioè quello che non è possibile. Ma secondo lei dal niente può mai nascere qualcosa di complesso? Ma secondo me no, però allora... è così complesso il tutto che l'uomo non ha titolo di capire, di vedere, di fare. No, è come se trovi un libro che è talmente scritto bene, perfetto, a quel punto non è che puoi dire che ma questo qua è stato creato così dal nulla. No, così ci dicono di pensare. Dunque, a quel punto se tu pensi che tutto questo è stato causato dal niente, lo tratti anche male. Invece se pensi che qualcuno ti ha creato con una intenzione, allora rispetti anche la natura e te stesso. Questo è vero, però io nonostante tutto rispetto, no? Sì. È così che è difficile comprendere, per esempio, il fatto che un pianeta che hanno scoperto adesso è miliardi di anni luce lontano dalla Terra. Sì, anche su quello. E quando la stupida gente crede a Padre Pio oppure ai santi, ai miracoli, ma tutte cazzate. Per me, allora mettiamo in chiaro. Secondo me tutte le religioni sono state inventate per allontanare l'uomo da chi ha creato tutto questo, secondo me. Le religioni no, per allontanare l'uomo da quello, per renderlo fanatico, che poi lo trascina dove vuole, capito? Sì, no, per tirare fuori il peggio di noi è per sfruttarci alla fine. La religione, uno della religione diventa fanatico. Sì, ma tutte queste fanatismi sono stati voluti da... Per esempio, sapendo che io sono ateo, mi metterebbero a rogo, hai capito? Ma tutti questi che dicono sono credenti sono peggio degli atei, guarda. Vedi, il Papa l'ha detto. È dicono che sono credenti e poi alla fine... È meglio un ateo che un religioso falso, no? Ma non parliamo del Papa. Sì. La democrazia è la parola più bella, Ma la democrazia l'hanno inventata loro. No, perché te ci fanno credere che votando destra o sinistra cambiano le cose, ma non cambiano mai. No, non cambia mai. Tanto. Hai ragione. I usually buy 2 euros bread. This is bread I'm buying. And I find lots of fruits, you know. This is a pomegranate. I don't know the name, something like this, which is this crown of the king here. And I will, you know, destroy the crown of the king. Okay? No more kings. Where is this one? He is starting to become a king. He also. Let's destroy this one also. So this food particularly, guys, has really... You know, I remember I used to watch Gary Null, very nutritionist, how do you say? Very good with food and diet. And I remember him always saying that this fruit is really good. And usually people in the cities take this as concentrated or juice, which has lost all this good stuff. But this here in nature, in countryside, where there's no pollution, no nothing. Although today, fortunately, there are no chemtrails, luckily. But the day before, man. So these are really organic, you know, no poison, nothing. You can see them like this, you know,
it's a good sign that they are not being poisoned, you know, where you see things like this, you know. You know, this is very good, but the sheep will not eat this, so it's good for me, okay, because I will find them everywhere. So I'm going with just as an average of 2 euros a day. Sometime I buy nothing because the bread lasts me longer, and so lots of nuts I found. I don't know the name of this, and so this thing is doable, I think. For example, in the Bible it says that we have been cursed by God because we as human beings are stupid. We disobey, meaning that people today, as the first man and woman did, by not obeying to God when God said to them, for example, do not take the fruit of that tree there, because it's the fruit of knowledge. Meaning, and I understood this lately, the meaning of this, when you will eat of that fruit, you will think that you are like God, meaning that you will discern between good and evil. So you would think, you know, I know what's good and what's evil, and what's good and what's bad, you know, and I will make up the rules. And since today, think about it, guys, since today people think that they know everything, they are so arrogant, but they are not realizing that they are destroying everything. And this is the curse from God. You are doing something which in your head you think that you are God, you think that everything is fine, everything is in control, you know. This dummy, this monk where I talked yesterday, he told me, no, it's not true that people are sick, everything is fine, you know. Unbelievable. So and you know, and you can see when people are mean, because they will prefer to pay a hotel, as they did this night with me. And I told him, man, you don't have to pay a hotel. Just, I have a sleeping bag. Just let me sleep here in the monastero. It's called the place where this monkeys stay, you know. And so, and after a while, you know, he was so full of shit, as you see. So much BS when I was talking to him, that after a while I just let him talk, because I didn't want to fight. It was late at night. And so, you know, they would pay a hotel, you know, maybe 50 euros, who knows how much, just to get me out of there. Unbelievable. I told them, I do not need a room. Just let me sleep in a couch or whatever. I will find a way here. And no, because I have to ask to the boss here, the commands here. Just like soldiers. And so this is the curse for God, guys. And the curse was this: since you, humanity, you think that you can do without my instruction manual, which is the Bible, where I have said to you how you should you behave, you will be cursed, and you will gain food with the sweat of your with lots of hard work to get food. And so, and this is true. Each one of us in this planet, guys, has to fight to get this food. And for the moment, me too, I cannot escape from this formula, from this limitation that we all have, from this law, almost. And me too, I found the way that I can do it without being so much painful as it was before. I make hard climbs and move from a city to another, and I get, you know, this guy also gave me some cookies, which were very, very good, which were not vegan, not there was something, because they were a true taste, and he told me. Anyway, so people would help you. You gain access to food only if they see that you have
suffer. So it's a law of nature, guys, that there's nothing to, even rich people, they also have to suffer because they are have they execute commands from above, and they have their problems, true, you know, even though they think they are at the top or whatever, but they have always someone that orders them, and so it's not funny even for them. So this is a curse from God, and for the moment I found this is the way I'm paying my suffering to get food, and I'm while I'm doing this is very important, guys, for me, which keeps me alive, because if I had to live only just to eat, it's not life anymore. We are just like animals. Where the thing that really makes me do all this is these videos that I'm doing. Each night I have to take all these videos and put them into a hard drive, otherwise it gets full and can't do videos anymore. And luckily I'm always finding a way to get energy, electricity. So I'm sharing this knowledge with people, you know. So I can't find a better way than this. When I'm in the city in Rome, it's I have a computer, I have a Macintosh which is powerful and I can do editing and everything, but you know, after I finish editing stuff, you know, it's boring. The only way to work and to get food there is you are in the Matrix in Rome, and so there you have to work for the prison, for the elite, for people that are destroying this earth, that are completely blind. Okay, so I remember one guy there when I was at that cross, you know, he came and he didn't believe about 9/11 and everything. I told him, hey, but how come because he told me, oh, that is fantasy, you know, because you know those puffs that you see when the buildings go down, they are just structural things that happens because this is not explosion, you know. And I told him, what about the building 7, man? And it fell because it was near to those man, it was completely outside the two main buildings. There was no way the thing could collapse. And even though if it was attached to that, why should it fall? Did you see it in the videos, the building 7 being so near that it just got all the and even though if it got all that, should have stood where it was. So it was funny because I just don't care anymore. I just tell them what I think, you know. I just tell you people, you just don't inform yourself. You are being fooled and you do not even realize it, you know. The weather is holding very well, luckily, and it will get colder, but no rain, fortunately, in the next days. So right now I'm just in the middle of this experiment. I arrived at the main road, which is asphalt, and now from now on I'm going to this important town, which is called Urbino. And let's see how it goes there. Man, the flies are the worst thing in, coupled with mosquitoes. And you know, as I've said in other videos also, mosquitoes are really funny for me in a way, because even though I hate them and everything, it just shows how this small insect is so perfectly constructed, you know. When you touch it, you don't feel anything, but yet it has that beak which can
penetrate your skin and just suck your blood, and also without you feeling anything, because it releases some substance so that you don't feel it, and then takes blood and then it starts the pain. And you know, this dam is have all this technology, yet they can do nothing about the mosquito. This just proves how this creation is so perfect, man, and we dummies, we are just stupid. Let's see who's there. So the deer, guys, I never saw a deer. There are some dummies with bike. You know, you never see people walking like me. Just dummies like this, you know. I'm here and I'm going to this monastery, guys, because they say that they can host people, 18 people. Monastero di Montebello, which was in the 14th century. It says it's the first of 90 monasteries, how do you say in English, here in Europe, you know. There are 90 of this in Europe. And this is maybe the first, from what they say. Well, this is how pasta is made, guys. What can I say? It needs all this huge machinery. Scusate, ma voi cosa ne pensate dei vaccini? Non c'è una linea di pensiero oltre, almeno che se non ne trovano uno studio matematico che smentisce, allora ne possiamo discutere. Fino ad oggi non viene smentito. Non viene smentito, ovviamente da chi li propone non viene smentito. Però grazie a loro che sono loro che finanziano tutte le ricerche, se non ci fosse chi c'ha i soldi che finanzia il veleno. Il veleno poi perché? Il veleno perché la gente si ammala. E perché senza vaccino non si ammala? Prima eravamo più intelligenti, la gente adesso è diventata stupida, È ammalata e tutto. Stanno tutti fusi, Questa fusa è un sistema globale, ma indipendente dal vaccino. Il vaccino non influisce sul sistema. Ma mi sa che sono un po' di cose, vaccini, cibo avvelenato, tutte le schifezze che ci buttano all'aria. Avvelenato sì, però un cibo sano quale sarebbe? Cibo sano sarebbe quello che ho mangiato io, che mangio io quando faccio il cammino. La frutta che la gente deficiente lascia per terra a marcire. Mele, fichi, noci. Qua è pieno di mele, noci, fichi che la gente butta. C'ha un sapore spettacolare, solo che non gli piace solo perché c'ha il vermetto o c'ha, è ammaccata, e la lasciano lì marcire, perché sono deficienti. Sono un agricoltore. 100%, quindi è normale, questi stanno fusi, vanno al supermercato, comprano la roba che è avvelenata, che è bellissima, e invece lasciano la roba buona, la lasciano marcire. Ma questa è una questione, non è che sono stati i paradossi delle industrie che hanno voluto la mela perfetta, è che l'ha voluta la gente. I consumatori finali non vogliono imperfezioni del prodotto, allora. Non è che non vogliono, non hanno i soldi per comprare la roba buona. Ma sostanzialmente all'inizio costava di meno la roba buona, nel senso senza trattato. Ora il problema qual è? Che mettiamo 10 persone su 100 persone, saranno 1 o 2 massimo, che prenderà magari quando andrà a comprare la frutta con il vermeno, per tutte gli altri te la lasciano lì. Anch'io, ma, se c'ho ma te credo, costa di più. Invece il vermeno lo mangia, indipendentemente, anche la frutta più buona. Ma cioè, capisci tu che fa più male il veleno che ci metto piuttosto che il verme? Tu il verme, lo sai come si evita il verme? Non lo mangi. Semplice. Su questo ci siamo. È semplice proprio. Qui si sta parlando di una questione che devi dire, io non voglio mangiarmela, voglio perfetta che non sia bella grossa e tutto, questa è una questione. Ma quello che sfugge a voi purtroppo, ragazzi, è che non è che sceglie il cittadino non c'ha il potere di scegliere. Il cittadino c'ha 2 soldi e va sempre dove lo indirizzano. Ascolta, io le parlo perché oltre a frequentare
andare a un ambito universitario. Ragazzi, il mondo sta finendo, stanno distruggendo allora, tutto, voi state ancora studiando le cazzate di quei stronzi che vi scrivono i libri. Lei di Roma Centro? Dimmi dove vuoi arrivare. No, o di Roma Periferia. Non sono nemmeno romano, non sono nemmeno italiano. Perché io abito in un paesino piccolino che fa 8.000 abitanti. Ci siamo? Ok. Quindi in estate, quando raccolgo la frutta, la porto direttamente con la mia cassetta, la metto in piazza, la vendo. Ci siamo? Te la lasciano fare? Qui stiamo parlando. Se fa. Qui si sta parlando di 8.000 abitanti in un paesino arretrato che ancora si cammina coi mule, quasi. Quindi qui sto parlando di paradosse. Io di contadino porto la frutta a lei, se non è perfetta, non la compra. Quindi qui non è il sistema industrializzato che ci sta comandando, ma siamo noi che siamo cresciuti con questo sistema. Certo. E allora bisogna anche essere un po' oggettivi. A posto io dico che la gente è fusa, vuole la roba perfetta. La gente è fusa, però indipendentemente dal vaccino. È fusa perché... Ma il vaccino è uno dei tanti cose, il fluoro nell'acqua, le scie chimiche ci buttano. Il fluoro lo sai perché lo mettono? Perché lo mettono? Il fluoro lo aggiungono in Italia, in certe regioni, nell'acqua. Ma per una profilassi, per prevenire le carie dentali. Ma scusa, ma se io voglio prevenire la carie, la prendo io, proprio ce la metto io nell'acqua. Se qualcuno non vuole curarsi per forza, perché devi forzare tutti a prendere il fluoro anche se scelgono di non farlo? Perché poi chi poi si prende la carie e ha un reddito basso e deve andare poi dal dentista, che lo dobbiamo pagare noi con le tasse, allora lo Stato ci ascolta, io prevenisco e aiuto a curare. La stessa cosa del gozzo. Allora io potrei dirti, scusa, allora dovrebbero togliere tutti i dolci dal mercato perché la gente poi si ammala di diabete. La carie non è fatta al 100% per i dolci, per il consumo dolciume. No, nel senso che... È una questione anche, uno può mangiare per tutta la vita salato, o può mangiare, fare una vita paleo, ma avere la carne. Però l'acqua è importante, il fluoro nell'acqua è importante. Non è che è importante, io ho detto in certe regioni in Italia la aggiungono come profilassi, quindi per prevenire un insorgente come si mancare. Sciatta, merda. Ok, ragazzi. No, è giusto, ci saranno dei sistemi sbagliati, sistemi corretti, però bisogna anche generalizzare e analizzare argomento per argomento e ampliarlo, non rischiare tutto insieme. Certamente. Voi non pensate che purtroppo che chi controlla questo mondo ha brutte intenzioni? Perché per controllare un sacco di persone, se tu ce l'hai stupide, c'è una cosa logica questa. Se sono intelligenti, mangiando cibo buono tu sei intelligente. E quindi sei più difficile da gestire per chi ti controlla. Invece se solo rincoglioni, Hitler usava il fluoro per i detenuti perché sapeva che li rendeva stupidi. Questo è solo uno. Metti i vaccini che fa venire l'autismo, i ragazzini sono tutti deficienti, adesso non ci puoi manco parlare. Ma c'ha e il telefono, mo stanno a mettere il 5G, ragazzi. Sì, ma il telefono, microonde in testa ci spareranno. Voi state ancora a leggere le cazzate di sti mostri. No, io capisco che devi prendere il pezzo di carta, no? Ma almeno fra di noi, capiamoci, diciamocelo che scrivono cazzate là. No, però io... Funziona così, guarda. C'è un argomento, mettiamo che si dice che il sole fa la luce. Fino a prova contraria il sole fa la luce. Se questo qui nell'ambito scientifico, come funziona? Quindi per tradizione statisticamente approvato per millenni è il sole che fa la luce. Ora, se è invece un altro corpo stellare che fa la luce, non emana la luce il sole, metti caso che io scopro che è un altro corpo celeste, lo chiamo XB, che emana la luce nella Terra, allora dovrò essere io a dimostrare che non è il sole che emana la luce, ma è quel corpo celeste che io devo dimostrare. Poi, quando lo dimostro... Ti rispondo subito, guarda. Io praticamente ti posso dimostrare che le prove non servono a niente. Te lo dimostro adesso, ti faccio una prova in questo momento.
ti farò vedere un video di pochi secondi, e praticamente tu cosa ne pensi dell'11 settembre? C'hai la versione ufficiale, no? Quindi non pensi niente di strano, diciamo, no? Io praticamente, se ti faccio vedere questa roba, questo video qua, praticamente questo è il crollo di un terzo edificio che la gente non sa che è crollato. Si vede? Sì. Questo qua non sono le due torri, eh? Questo è un altro edificio che stava neanche lì vicino, stava proprio staccato dalle due torri. E praticamente dicono alla gente che questo è crollato grazie a quell'esplosione di quelle altre due torri. Nessuno sa di questo terzo edificio, so pochi quelli che lo sanno. Se è crollato così significa che ci hanno messo la dinamite, capito? Perché non può crollare così un grattacielo. Sì. E quindi se sono arrivati a fare questo, e se tu provi a mandare queste prove alla gente e loro non lo accettano come prova questa, questo dimostra che io posso avere tutte le prove per contraddire quello che dici tu o quello che dicono la versione ufficiale. Tu rimani sempre un complottista, uno che è un cazzaro, diciamo, per dire. Questo che le prove, purtroppo, se non sei dalla parte giusta, non servono a niente. Esempio. Ma scusa, esempio, tu dovresti essere inorridito adesso. Praticamente questo dimostra che chi ha messo la dinamite in questo grattacielo sono loro stessi, gli americani. Esempio, guarda, lui purtroppo... Si pensavano ai tempi prima di Galeno che il sole era fisso e la terra no, che la terra era fissa e il sole girava. Un grande matematico osserva, dimostra che invece non era vero. Siamo? Okay. Aveva delle dimostrazioni, però non l'hanno accettato. Dopo 500 anni si è scoperto che è il sole al centro e la terra che gira. E anche in questa cosa abbiamo due versioni. Potrebbe essere anche, come dicono quelli della terra piatta, che il sole gira semplicemente così sulla terra, la luna anche. Cioè, l'hai mai vista la mappa loro? Loro dicono la terra è come un cerchio piatto, diciamo. Però... circondato. E quindi diciamo che le stesse cose che tu vedi a occhio possono essere dimostrate in diverse volte, in diverse cose. Solo che Se quelli che accettano una versione la scrivono sui libri, hanno anche il potere di forzartela, fartela studiare, ti prendono in giro se pensi in un altro modo, non servono a niente le prove. La questione è, la forma ufficiale che ci stanno distruggendo a livello mentale, che così, se ho capito bene, è lo Stato, è il governo, è l'Europa, è l'America, e sono delle entità che stanno parlando, che fanno dei complotti su di noi, ok. Ma chi invece dice l'incontrario, ad esempio che i vaccini fanno male, che la terra è piatta dell'11 settembre, chi sono? Sono delle persone che conosciamo? Lì più o meno sappiamo, vabbè, è lo Stato, quindi sappiamo chi può essere, i servizi segreti possiamo sapere. Hanno delle fonde, ma quelle altre chi l'ha messo in giro quelle nozioni, quelle notizie? Allora, praticamente in inglese dicono the big picture, no? Nel senso che tu quando ti alzi dall'alto, per esempio, se io sono come una formica, per esempio, non riesco a capire dove mi trovo. Cioè io vedo solo il mio punto dove mi trovo e non ho idea di perché, per esempio, possono fare i vaccini, perché possono fare il fluoro nell'acqua, perché possono dire che siamo venuti dal Big Bang, che è un'esplosione avvenuta 14 miliardi di anni fa. Quindi così sembrano cose sconnesse che non hanno nessun senso, però se tu le connetti tutte insieme, praticamente tu, una volta che dici a qualcuno, per esempio, che noi non abbiamo senso, che siamo venuti dal niente, che nessuno ci ha creato, non esiste un creatore che ha creato questo mondo, praticamente tu vedi te stesso come un pezzo di merda, come una cosa insignificante. Perché così ti hanno detto, che l'evoluzione significa che noi dal niente siamo usciti fuori così e non c'è nessun senso in tutto questo, no? E quindi se tu cominci a moltiplicare questo e tante altre cose messe insieme, tutte queste cose, fanno sì che lo schiavo che loro devono controllare praticamente vede se stesso in un modo
si vuole solo divertire, ma ci ha fatto caso, la gente vuole solo divertirsi, sì, oggi proprio non ha più il modo di pensare una volta. E una volta che tu così ti comporti in modo così distruttivo e non c'hai così una cosa di cura, se ti vuoi solo divertire, non pensi a problemi eccetera eccetera, sei più facile da gestire, diciamo. Questo è un fiore che mi è uscito fuori. E sei più facile da gestire, quindi c'è una spiegazione a tutto questo, nel senso, the big picture, la spiegazione a tutto questo è: tutti questi inganni sono stati messi alla gente e immessi con la cultura, quindi libri, TV e tutto, perché ha un senso, rende più facile il prigioniero che stanno gestendo. Però loro sono bravissimi a farti presentare il tutto come: guarda, tu sei libero di scegliere quello che vuoi, però se la pensi contro da quello che diciamo noi, sei un complottista, un coglione. Diciamo che c'è un perché di tutto questo. Non è che so cose che io mi alzo la mattina e dico queste cose perché voglio essere diverso, voglio essere un rompipalle, voglio essere diverso dagli altri. Questo potrebbe essere, diciamo, il perché. E io, siccome ultimamente, in questi ultimi 2 anni, da ateo, vero, sono diventato, diciamo così, credente, nel senso, credo adesso finalmente che qualcuno ha creato questa complessità, perché se uno vede la cellula come è fatta e quanto è complessa e tutto quanto, non può essere stata creata così dal niente. Che è talmente complessa che se uno vede un'animazione su YouTube di una cellula, rimane proprio a bocca aperta dalla complessità, no? Immagino voi lo sapete, no? Quindi tutta quella complessità è talmente impressionante che non può essere stata così sviluppata, così tutta quella logica, tutto quell'ordine, proprio così casualmente, in miliardi di anni, come ci dicono, no? Quindi una volta che tu togli, diciamo, chi ha creato tutto questo, è come se dai carta libera ai malati di mente che controllano questo mondo a fare quello che vogliono. Perché se tu hai una specie di limite, che sarebbe le regole che ha imposto il creatore, diciamo, per vivere bene, e tu non voti più il politico, perché capisci che la salvezza non verrà mai dall'uomo. E la gente ancora se pensa che votando questo, votando quest'altro, cambieranno le cose. Ancora non capiscono e si riprendono in giro, purtroppo. Tutto qua, cioè. Scusami, è stato un po' pesante. No, è il bello del... Poi alla fine se hanno dei pareri, è bello discutere dei pareri. No, infatti tu sei stato abbastanza flessibile, ma la gente di solito chiude il discorso subito e se ne va. Però tu sei stato abbastanza flessibile. Chiudere il discorso è una forma di ottusità. Uno è ottuso, allora fa quel mese, uno cambia vedute, poi il cambiare idea è segno di evoluzione. Evoluzione, non lo dire mai più. Mi levo dai coglioni. Ho già. Mi metto su quell'altra panchina che ho già. Ecco. Vediamo cosa ha fatto l'evoluzione. Vediamo se riesco a. Uno. Capito? Ecco. Capito l'evoluzione che ha fatto. Guarda che intelligenza. Sto fiore mi ha dato un tizio che raccoglieva i funghi là in montagna. Sentite che profumo, sono un po' appassito. Mi ha detto anche il nome, però non lo ricordo più. No, però non è una lavanda. Può essere una lavanda? Potrebbe essere, però era bello perché c'era tutta a spirale, no? Azzurrino di colore all'inizio. Sì. E allora è lavanda. Comunque prova ad andare a Salleo è molto bello. Ci andrò, perché sei la seconda persona che me lo consiglia, quindi ci andrò per forza. Più che San Marino, no, non mi piacciono i posti turistici. Speriamo che qui mi fanno dormire, se no mi tocca muovermi da qualche altra parte. Like an operation room. I'm going to go through surgery. It's
So this place is it's unbelievable. The priest is completely dumb, young, you know, very. He gave me the hostia, which when you are in mass with them, you know, after a while they all line up there and they will give them this biscuit, this round thing, and you should put it in your mouth. I of course went there and I didn't put it in my mouth, and I just took it like this, and so he told me, hey, you should have not, you should eat that. And so the hostia right now is in the trash, of course. These people are dumb and do this stuff where in the Bible it says to not do this stuff. These are all things that they do that should not be done. But what's important, let's go to the important stuff. Look what they do, these dumb guys. This is God for them. These monsters. And they are for homos also. Peace. All kinds of the gay flag, you know. But hey, the piano here is fantastic. I mean, I have lots of pens and pencils and crayons, but maybe kids come here and use this as a class to learn this stuff. And so he told me, you should have not done this, because this lining and taking the host, you know, which represent the body of Christ, whatever. Yes. You should have not done it because you are not baptized, he told me. So, what a big problem! So the problem, the real problem, guys, is that this room is so old school, as you can see, look at the wall, how thick they are, that the socket here for electricity is very old school, and if he doesn't have an adapter, I cannot upload these videos on my computer. So this is the real problem. Comincia da me. Let's start from me. Un giorno alla volta, one day by day. So if there is no way to upload the videos, it will be very, very tough, because the GoPro has no space anymore for tomorrow. So we will see. I will ask him if he has an adapter. And by the way, so good news, we have electricity. He gave me an adapter for so I can upload the videos, and also he prepared some noodles, some pasta for me, even though there was meat there, and dolce, how do you say, a sweet, something sweet, you know, that I usually don't eat. But you know, the intentions were good. So this is the thing, man. If you they will help you with the if you are humble and everything. This is the key, in my opinion. You know, you should just ask for just a few in the beginning, if you ever want to do this thing. I don't know from where you are watching this, and you might want to do this. Just start by asking nothing. I usually ask, can I have just a roof over my head for this night? And after that, if they accept that, very humble, you know, very careful when you ask this, then you will get usually electricity, because they will let you sleep in a room, so you will get a
electricity. You can use your charge your batteries, phones, and everything. And also, they will usually invent something to make you sleep comfortably. So this is the maximum he could do for me, because maybe they do not have prepared the room where I could go. But this is, you know, it's soft. I am mattress, how do you say, madrasso. And also food. They usually get food. And also, I will show you right now, guys. I have this. So this was day 19. This Excel file that I've made, where I put, for example, all the days from where to where, how much I spent. And as you can see, this is 86 euros since now. It's almost 20 days. This is the 19th day. I have to add it. And this is 86 because I had to pay 40 euros for the bed and breakfast in the 30th day, which was the unlucky day, of course. So if it wasn't for that, you know, this would be half, you know, the 86 here. And also, this is the average, the daily average of this 86 divided by, you know, I have put the formula here, you know, that makes an average of this, all these totals that I put here. And so here also I have an average of the kilometers I make each day, which is 23 kilometers for the moment. I have more than 421 kilometers since now. And this is the important thing, guys. This column here, these columns here, R, P, W, and F, are usually the things that I get for free from people that let me sleep somewhere. So in the case of Camerino, where I had to pay, of course, nothing was free. So I left, I got nothing here. I had to pay. So, but in all the other cases, guys, look how many time, R stands for roof, P for power, electricity, W is water closed, a bathroom. So, and F. And F, which means food. So, in this case, I will be frank with you, guy. I have not access to bathrooms here. He showed me what the bathroom is, but he had to open a door, and then, you know, I should. So I got roof here, power, not bathroom, and food. He also gave me food. So guys, if I add all the time a roof over my head, which, you know, usually if you want to sleep the night somewhere, you have to pay at least, if you are lucky, 30 euros. But usually the average is 40 to 50. So, see how many times, and I'm only half. Just this one, the first one, roof. And I will add all this, and I will show you at the end how much things I got for free, you know? If I had to pay to sleep tonight somewhere, I had to at least pay 30 euros. And also, you know, food that usually you have to buy. I had dinner because he gave it me dinner. So look at all the times that I got food also. Look, F. E, when I got internet, but not food here. And, you know, it's almost all the time I get food all every day. From now, that has never happened that I didn't get a roof all the time. I have slept somewhere, never slept with my sleeping bag outside
fortunately. So that's it, guys. See you on the next one.